Allora, Leo, io mi ero fatto tutto il discorso da farti, molto romantico. Ora non ce la faccio a farlo. Questo regalo è un regalo molto grande, che sai, il rapporto che avevamo, il fatto che questi 2 anni non ci siamo vissuti come era prima. Quindi ho cercato di farti una cosa che tu ricordassi per sempre. Questo regalo non l'ho fatto solo io, hanno partecipato anche papà e mamma e Giovanni. Allora, questo regalo per i 18 anni. Ah, Grazie. non è uno scherzo. No, no, no. Vai, apri. Cosa c'è Cos'è? scritto lì? Cosa c'è scritto? RTLG. Cos'è secondo te? Lo so benissimo cos'è. Cos'è? È la moto, eh. Giorno 15 febbraio, io sono una pazza perché sono le 8 di mattina, ma finalmente stiamo andando a prendere la moto di Leo. Ci si è fatta, dopo 3 mesi di volo. Vi ho detto che saremmo andati a prendere la moto. Beh, questo effettivamente è quello che stiamo andando a fare. Il problema è che, come potete vedere da dietro, siamo ricoperti di scatole. Oggi credo che ci sarà il primato della giornata più difficile del mondo. Sì, lo Oggi è il vinciamo. primato? Sì, lo Oggi è il vinciamo. primato. Oggi lo Cioè, vinciamo. fondamentalmente noi dobbiamo prendere la moto, solo che con le scatole non sappiamo se entra. Quindi stiamo andando a vedere se entra. Se ne entra, dopo la moto dobbiamo portare le scatole a Prato. Dopo la moto dobbiamo andare al negozio dove metteremo le cose Okami a Milano. Dopo dobbiamo andare da Poké Ok. Sunrise Vabbè, non lo si mangia. per fare un video, esatto, se non si mangia un pochetto. E può partire. E poi partire. Oggi è il giorno più bel giorno che Oggi è il giorno più c'è. bel giorno che c'è. Che loro tra l'altro non sanno che questa moto l'ho presa da Terzi Motor, esattamente dove ha preso lui la sua R7, giusto? Le Yamaha lo sappiamo, le prendiamo sempre qua, hanno un negozio super fornito. Mi fa strano parlare di moto, ma effettivamente ormai sono diventata esperta pure Esperta, io. lei è Perché tra esperta. sentire te, andare nei concessionari, capire, fare, mi sono adattata. È arrivato il momento! Questo è il modello della moto di fratello. Madonna che bella! Ce la voglio pure io, calcola. Oh, ecco l'officina! Eccola! Allora, c'è scritto Gervasio, quindi potrebbe pure tranquillamente essere mia. No. Ah, no, bella, Comunque, bellissima. Secondo me cioè io Leo devo muore. prendere. Che cosa? È piccolina! Ma che cosa è vero? È bellissima, cioè, proprio figlia, ma anche qua. Mi fa impazzire sia il colore che tutto. Leo muore. Leo muore oggi. Leo proprio Dobbiamo oggi arrivare con la muore. luce del sole, è quello l'obiettivo. Leo muore. Bella motina. Ferma, ok. Sì, Oggi non ho non mai firmato finisce. un tipo cose del genere. Sì. Libretti e cose varie prese. Adesso proviamo a caricarla. Ma ora, secondo te, con questa moto, quante ti piace di morchia? Leo, Sì. conoscendolo, la moto attira maschi. Maschi appassionati di moto. Ma Le donne le vedi col binocolo. A meno che non trovi una appassionata di moto, che Ok. sarebbe perfetta per Leo. Iniziano le Allora, candidature, ragazzi, per mio fratello. Io vediamo sarò quella che farà i un casting. Attento, per favore, non la roviniamo subito. Un falco alto, eh. 163 kg. Sai che ridere se non entra. Inizia l'opera di costruzione. Vabbè, in larghezza ci sta, senza problemi. Anche in lunghezza. Ora va semplicemente fermato tutto quell'ambaradam. Carico, 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 carico. Ok, la moto è su. Ok, adesso le cose si fanno serie. Ho in mano le chiavi e sono letteralmente le mie prime chiavi, cioè anche se non è mia la moto, però è la prima volta che ricevo le chiavi di qualcosa. Comunque ragazzi, ovviamente ci tengo a fare un ringraziamento speciale a Terzi Motor, che è appunto dove ho preso la moto di Leo, che è il rivenditore ufficiale di Yamaha, veramente dentro alla qualunque, ha tantissime moto. E soprattutto sono stati stra carini. Poverini, si stanno cercando di ingegnare ad aiutarci a caricare la moto, tutto quanto, veramente bravi e grazie ancora a voi, ragazzi. Ok, ragazzi, questo è il nostro mezzo con cui viaggeremo fino a Grosseto e tutto quanto. Ce l'abbiamo. Ci siamo fermati un secondo perché Giovanni deve finire di fare un lavoro qui da Poké Sunrise. Mangiamo e partiamo. Ok, siamo arrivati giù. Qui c'è papà.
Eccolo. Ciao Vavi. No. Io ho paura che lo vede, che la vede. No, lui sta in casa con le cuffie, quindi non vede niente. Se noi saliamo... Papi, eccoli, c'è mio papà che sta dietro il cassone. Questa cosa fa troppo ridere. Adesso stiamo salendo. Mio fratello sta mangiando. E niente, adesso vediamo, dai. Vediamo. Vai, oddio. Che parto sto che non c'è la patente. Wow. Insomma, bella. La vuoi questa? No, non lo so. La vuoi? Grazie. Grazie. Ci abbiamo messo un po', ma l'abbiamo portata sana e salva. La puoi accendere, dai. Abbiamo dato l'onore di accenderla per la prima volta. Va bene. Ho paura di più. Perché c'è le frecce? Fantastico, è troppo. Esatto. Allora, prima se sale, poi se leva il cavalletto. Madonna, che figo! Che figo! Vabbè, ciao ragazze! Madonna. Ma devi aspettare il pidalla? Ora è un mese e mezzo. Faccio roga. Un mese e mezzo di pavimento. Vabbè, io ma immagino... per guidarla legalmente, intendo. Io immagino che bellina. Poi tipo mamma mi ha detto che non vi rivate più, tipo sì. La pazienza già io già stavo... già stava a dire ora andiamo così, ora si cambia a noi, ma io l'ho detto, io ho detto non gli dire niente, capito, di che non venivamo. No, poi però quando ho visto come si è messa le scarpe, cioè la mattina ho detto qualcosa puzza. Però io lo sapevo che lei era colpa sua, si ma era strano qualcosa. Ora è scura. Vabbè, Leo, cioè, nel senso, è la tua moto. Vabbè, ora sono un po', diciamo, a corto di parole. A corto di parole. Poi le troverò, diciamo, con... comunque quando... nel pick-up ho pure il libretto, tutto quanto. Io entrerei dentro e mi scalderei comunque, vai.